Paltrinieri, professore Università Cattolica. Buongiorno Andrea, buon anno, ben tornato sulle fonti. Ciao Alexandra, buon anno a te, buon anno a tutti i telespettatori e ben ritrovati. Allora, partiamo ovviamente dall'inflazione, Andrea, che è il dato più recente che abbiamo visto, poi parleremo della crisi energetica che è un grande contributor, in particolar modo il prezzo del gas, dell'inflazione in Europa e non soltanto. Il tuo take ovviamente sui numeri e se effettivamente il picco sia stato raggiunto. Allora, finalmente abbiamo raggiunto il 5% di CPI, me lo aspettavo, la componente core 2,6%, un pochino superiore alle attese. Cosa dire di questo dato? Allora, ci sono diverse interpretazioni. Chi guarda soprattutto la componente core rispetto alla componente core americana, dice che comunque l'inflazione americana sta accelerando molto di più rispetto all'inflazione europea. Ok, concentrandosi sulla componente, diciamo, energetica e legata agli agricultural, quindi al cibo. Se guardiamo l'inflazione complessiva comunque europea, un indice dei prezzi al consumo al 5%, è chiaro che è un indice che può, non dico terrorizzare, ma comunque far cambiare un po' i toni per ciò che riguarda la Banca Centrale Europea. Se questa la associamo all'inflazione tedesca, che sappiamo bene essere un grande contributor dell'inflazione europea, e all'indice dei prezzi alla produzione europeo, che abbiamo visto uscire molto robusto, ancora di sopra del 20% nelle giornate passate, ecco, è chiaro che anche in Europa, a mio modo di vedere, l'inflazione non è sotto controllo e qualche tono un pochino più hawkish da parte della Banca Centrale Europea ci può essere. Fammi aggiungere, Alexandra, una cosa. Hai citato i dati delle vendite al dettaglio, sono usciti di molto superiori rispetto alle attese. In realtà vediamo in generale questi dati in area euro, ovvero i consumatori consumano, hanno riniziato a consumare sia in Germania sia in Francia e non solo nei paesi periferici, e questo lo vediamo per esempio nelle vendite al dettaglio. Un pochino più indietro rimane il settore manifatturiero, e lo abbiamo visto nei dati usciti nelle giornate precedenti. Ecco, però ricordiamoci sempre quale possa essere il contributo dei consumi all'interno del prodotto interno lordo dell'area euro e in generale dei paesi sviluppati, che è sempre in un intorno del 70%, senza entrare nel dettaglio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è inflazione, vuol dire che c'è anche crescita economica, e a mio modo di vedere la crescita economica si sta sviluppando in modo superiore alle attese in Germania, che sappiamo bene essere stato un paese che ha un po' dietreggiato nel corso del quarto trimestre del 2021. Questo è dovuto al fatto che ormai, per diverse situazioni, ma è dovuto al fatto che ormai la variante Omicron è stata trattata, nel bene o nel male, in un determinato modo, cioè si cercano di evitare nel maggior modo possibile i lockdown. Ora, io su questo non entro ovviamente nel commento di carattere sanitario, potrei dire, però questo, a mio modo di vedere, è importante per ciò che riguarda le prospettive di medio termine. Se non ci sono i lockdown, se i consumatori continuano a consumare e dall'altro lato gli stessi shock di offerta rimangono, è chiaro che questo può contribuire ad un ulteriore aumento dell'inflazione. Io non so se il picco sia stato raggiunto, probabilmente lo abbiamo raggiunto, non è questo il tema a mio modo di vedere, il problema è la discesa. Se il picco è stato raggiunto ma la discesa sarà troppo lenta verso livelli normali, io credo che la Banca Centrale Europea debba prevedere in qualche modo un aumento dei tassi di interesse verso fine anno, e se si guardano le stime degli analisti, le curve dei rendimenti e anche diciamo ciò che viene espresso dal mercato monetario, adesso si iniziano a intravedere rialzi di 10-15 basis point nelle stime entro il 2022 anche per l'Europa. Infatti la mia domanda sarebbe stata se ci sono dei presupposti per già iniziare con il rialzo dei tassi in Europa. Ovviamente negli Stati Uniti ci sono e probabilmente si inizia a marzo, tra poco andremo a commentare anche gli States, ma in Europa, ecco, ci sono, considerando le altre incertezze. Allora, a mio modo di vedere, e lo sai come la penso, io credo che un piccolo rialzo di tassi di interesse ci debba essere anche in Europa, e magari
continuando le operazioni di reinvestimento dei flussi provenienti dal quantitative easing che poi verrà interrotto. Quindi andrei a considerare questo un mix di un lieve rialzo dei tassi di interesse e di politiche monetarie non convenzionali, comunque espansive, in modo tale da creare le condizioni da un lato di un alleggerimento, ma dall'altro lato di controllo dell'inflazione, che non dico stia sfuggendo di mano come negli Stati Uniti, però inizia a essere rilevante anche qua. E come ti ho detto prima, questo lo si vede sia all'interno del mercato monetario, ma alcune situazioni si possono vedere anche nelle diverse curve dei rendimenti. Vediamo questa mattina il Bund tedesco che tratta il decennale al meno 0,06%, prima della fuoriuscita del dato sull'inflazione trattava addirittura meno 0,05%, e questo mi fa immaginare come a breve anche il titolo di riferimento, quindi il Bund tedesco a livello europeo, possa avere finalmente, direi, tassi positivi. Ecco, a mio modo di vedere questo impatterà anche sulle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea, che comunque avrà sempre un occhio di riguardo anche per le curve dei rendimenti. Allora parliamo di un grande contributor dell'inflazione, sto parlando del gas naturale. Faccio vedere rapidamente il TTF, che è il benchmark europeo, effettivamente che è quello sotto questione attualmente, leggermente sotto la parità, però diciamo che in netto rialzo in queste ultime giornate. Ricordo che a causa ovviamente della crisi energetica legata in particolar modo al rialzo del prezzo del gas, Kosovo ha bandito il crypto mining, e non soltanto abbiamo assistito a delle proteste estremamente violente in Kazakistan, ovvio un paese di Asia centrale. Secondo le parole del presidente, a quanto pare l'ordine sia stato ripristinato, però ci tengo a ribadire che 4 giorni fa le manifestazioni sono iniziate per l'aumento dei prezzi del gas liquido, e si sono rapidamente diffuse in tutto il paese. Ovviamente c'è anche malcontento nei confronti del governo, per carità, che sia chiaro. Volevo capire quanto sia grave la crisi energetica a cui stiamo assistendo, e soprattutto qual è il tuo parere su questo rilancio del prezzo del gas naturale. Allora, anche qui Alexandra, nel corso degli ultimi giorni c'è stata molta confusione anche con alcuni esponenti politici a riguardo. Noi abbiamo vedere il grafico corretto, ecco, ci tengo a ribadire, esatto, per chi ci segue in diretta, esatto, c'è differenza tra i prezzi. C'è molta differenza, esattamente. In pratica noi adesso ci concentriamo sul TTF, e sappiamo bene che l'altro grande parametro di riferimento a livello globale, l'Henry Hub della Louisiana, di cui eventualmente parleremo dopo, vive di vita propria. Per ciò che riguarda il TTF ci sono una serie di situazioni a livello europeo che devono essere considerate. L'hai detto tu, l'incremento del rischio geopolitico, a mio modo di vedere, è ogni giorno sempre più rilevante. Adesso c'è il Kazakistan, prima c'era la tensione non ancora esaurita in Ucraina, c'è sempre la questione Putin e Germania con riferimento alla Nord Stream 2 pipeline, di cui io non vedo alcun esito, e certo questo contribuisce ad alimentare il premio a rischio del nostro hub europeo TTF. Però aggiungerei anche due elementi particolari, cui il primo, che sono di natura tecnico fondamentale. Il primo sono le previsioni meteorologiche. Okay. Purtroppo nel corso degli ultimi periodi abbiamo assistito ad un raffreddamento delle previsioni, in particolare nel medio termine, quindi nel segmento 10-15 giorni, e adesso in alcuni punti focali dove sono importanti i consumi di gas a livello europeo, abbiamo visto anche in Italia per esempio un raffreddamento delle temperature, e questo vuol dire un incremento dei consumi della domanda RESCOM, cioè della domanda di riscaldamento. Questo è il primo punto. Il secondo punto di natura fondamentale è ancora più importante, cioè nel periodo in cui c'è stato un record di caldo a fine anno delle temperature, i consumi di gas sono comunque stati rilevanti, o comunque si sono ridotti in misura molto minore rispetto alle mie aspettative, ad esempio, e quindi lo storage, cioè diciamo gli immagazzinamenti di gas a livello europeo, sono comunque ad un livello molto critico rispetto alla media di 5 anni, e ancora siamo in una vera situazione di crisi energetica. Se a questo aggiungiamo il fatto che comunque in quella famosa pipeline che si chiama Yamal, ovvero che trasmette un sesto dei flussi di gas dalla Russia alla Germania, i flussi davvero sono molto ridotti, vediamo che la situazione TTF
IMF sia ancora critica, e ci tengo a precisare, le navi cargo di natural gas liquefatto che arrivano dagli Stati Uniti in grande afflusso, chiamata flottiglia, non sono sicuramente sufficienti per risolvere la situazione di gas. Purtroppo è così perché gli Stati Uniti hanno un massimo di esportazioni che è ancora limitato. Il massimo è di circa 12,5 miliardi di piedi cubici al giorno. Di più non possono esportare e l'Europa contende queste esportazioni con l'Asia. Quindi purtroppo la situazione gas non è ancora risolta, dobbiamo ancora pregare per il tempo che sia mite e soprattutto dobbiamo sperare che le situazioni geopolitiche tendano ad affievolirsi, anche perché le stesse situazioni, Alexandra, sai bene, impattano anche sul petrolio e lo vediamo in questi giorni. Assolutamente sì, ci tengo a precisare che in particolar modo per l'Europa dell'Est il gas è importante anche per le macchine, magari non lo è così tanto in Europa occidentale, ma stavo citando Kazakistan che fa parte dell'Asia centrale, per carità, è tutta un'altra zona, però l'Europa dell'Est è estremamente dipendente del gas anche per spostarsi, perché tantissime persone addirittura usano le macchine al gas per pagare di meno. Adesso stiamo iniziando a vedere un nuovo trend, potrebbero esserci altre rivolte, potrebbe diventare una crisi ancora più importante, perché per il momento mi sembra un po' sottovalutata tuttora. Io ho seguito un po' la situazione geopolitica in questi ultimi due giorni, ovviamente seguendo il flusso di notizie. Sembra che dopo la chiamata delle truppe russe a supporto si siano in primis affievolite le proteste, ma ho visto che questa mattina poi si sono di nuovo incrementate. Io questo credo che sia molto importante anche per il mercato del petrolio. Ricordiamoci che in Kazakistan c'è questo grande punto di raffinazione, di produzione che è Tengiz, e questo ha impattato fortemente, assieme agli altri problemi come la Libia, la riduzione della produzione libica, anche nello spike dei prezzi del petrolio degli ultimi tre giorni, che abbiamo visto essere stato veramente rilevante nonostante le scorte dell'Energy Information Administration non siano state estremamente bullish, per usare un eufemismo. Quindi attenzione, perché se la situazione dovesse deteriorarsi e se effettivamente venisse impattata non solo la produzione di petrolio, ma anche ci fosse un vero e proprio incremento del rischio geopolitico, ecco, il mercato energetico potrebbe ancora schizzare di più verso l'alto. Allora, andiamo a vedere rapidamente anche la situazione negli Stati Uniti. In primis ti chiedo un parere su tutto ciò che vedremo questo pomeriggio alle 14.30, cioè i cosiddetti non-farm payrolls. Quali sono le tue attese e soprattutto tutto ciò che è accaduto con il comparto tech, il Nasdaq e così via? Non sembra un po' strano, visto che già si sapeva che la Fed sarebbe diventata un po' più aggressiva in termini di politica monetaria? Allora, tre capitoli differenti, Alexandra. Primo, la Fed. Avevamo visto giusto nell'ultimo commento che abbiamo fatto assieme prima di fine anno, finalmente si sono accorti di essere stati troppo dovish e di conseguenza adesso direi che i tre rialzi dei tassi di interesse non solo siano scontati dal mercato, anche qui se si guardano le curve forward e le stime di rialzo dei tassi si dà una probabilità ormai del 95% ad un rialzo di tre tassi, ma probabilmente saranno anche anticipati. Vedremo se nel mese di marzo, nel mese di aprile, ed è corretto se si guardano per esempio tutti i dati sull'inflazione. Prima citavamo l'inflazione core, potevo citare anche il famoso CPI, altro argomento importante della Federal Reserve. Quindi su questo finalmente ci siamo arrivati. Capitolo non farm payroll, quindi secondo capitolo di oggi. Abbiamo visto l'ADP far uscire un numero molto forte, 800.000 richieste, aumenti di posti nel settore non agricolo. Io mi aspetto un numero più forte rispetto alle attese del mercato, quindi 600.000 aumenti di personale nel settore non agricolo, ma al di là del numero in sé io tendo a sottolineare due fattori molto importanti. Uno, le ore lavorate, e due, un eventuale incremento dei wages, cioè dei salari. Per me sono quelli il focus della Federal Reserve, ovvero se dovesse esserci un numero forte, come mi attendo io, superiore rispetto alle attese del mercato, questo potrebbe comportare un ragionamento del tipo: ok, ci sono molti posti di lavoro che sono stati
diciamo, occupati in un periodo comunque sotto le festività, sappiamo bene che vengono chiamati diversi tipi di lavoratori e quindi anche stagionali, e quindi questo potrebbe comportare un aumento dei consumi. Nel caso ci fosse un numero inferiore alle attese, però, dovremmo andare a vedere i due dati che ho citato, perché questo potrebbe continuare a farci pensare che siamo veramente vicini ad un regime di piena occupazione, come io credo, e quindi ci potrebbe essere un aumento dei salari, persone che abbandonano il lavoro per cercarne addirittura uno migliore, e che è un aumento delle ore lavorate, magari questo con una riduzione del tasso di disoccupazione al di sotto del 4%, come io mi attendo. Quindi, per ciò che riguarda il tightening della Federal Reserve, io credo che possa essere una situazione win-win, questo lo vedremo. Settore tecnologico, come mi hai chiesto, anche qui dobbiamo fare una distinzione. Se vediamo le piccole e medie imprese del settore tecnologico, le mid-cap americane, ormai è già da un mese e mezzo che stanno soccombendo in questo mondo, diciamo, di ipotetico rialzo tassi di interesse, perché sappiamo che i flussi di cassa futuri verranno probabilmente più avanti e i problemi di indebitamento potrebbero massacrarle dal punto di vista della redditività futura. Ecco, però dall'altro lato vediamo le big cap come effettivamente siano molto molto resilienti. È ovvio che in un fenomeno di rialzo in un ciclo di rialzo di tassi di interesse e comunque di crescita economica come c'è negli Stati Uniti ed è ancora robusta, quali sono i settori da preferire? Ovviamente sono i settori ciclici, trainati dal prezzo del petrolio, quindi il settore energetico, ma soprattutto il comparto bancario. Abbiamo visto come sono andati i finanziari americani nell'ultimo periodo e hanno trainato a loro volta anche i titoli bancari europei, che anche qui hanno raggiunto dei livelli molto importanti. Assolutamente sì, giusto per capirci, è stata un po' esagerata la reazione dei mercati mercoledì sera, che era semplicemente pomeriggio negli Stati Uniti dopo l'uscita delle minute della Fed, perché bisogna dire che Powell è stato meno, come dire, con un tono meno di emergenza rispetto a ciò che si è visto all'interno delle minute. Stiamo parlando anche del quantitative tightening, non stiamo parlando solo del rialzo dei tassi ovviamente. Sì, certo, io non ho trovato così tante sorprese come hanno avuto gli analisti, cioè effettivamente Powell si è basato sugli ultimi dati, ha detto che l'inflazione è superiore rispetto alle attese, sta vedendo un mercato del lavoro particolarmente robusto e lo vedremo probabilmente anche nei dati di oggi, e quindi ha semplicemente comunicato il fatto che magari ci potrebbe essere un'ulteriore accelerazione nel processo di tapering, questo lo vedremo, ma sicuramente che adesso l'obiettivo della Federal Reserve è di controllare l'inflazione, quindi è stato forse un pochino più forte nella comunicazione e lo vediamo nel testo della Federal Reserve, ma niente di trascendentale. È ovvio che i mercati americani, probabilmente te l'ho sempre detto Alexandra, secondo me soprattutto per ciò che riguarda il mercato obbligazionario, sono stati un pochino troppo compliant nel corso degli ultimi mesi. Adesso vediamo un treasury decennale aver superato abbondantemente l'1,70%. Ecco, però negli ultimi 2-3 giorni la reazione c'è stata più nel segmento a breve della curva dei rendimenti e abbiamo visto un appiattimento nel segmento 2-10 anni, ecco che a me non piace molto, sai che io sono un fautore dello steepening e quindi del ripiedimento della curva dei rendimenti, però ecco, comunicazioni troppo aggressive dal punto di vista del tightening e troppo hawkish potrebbero generare una curva piatta o addirittura leggermente negativa, ecco, e questo, come sai, può comportare dei rischi nel medio-lungo termine. Però per il momento, finché c'è crescita economica, finché ci sono buoni dati del mercato del lavoro, lo vediamo settimanalmente anche con le richieste dei sussidi di disoccupazione, io non avrei particolari timori nel poter procedere in modo un pochino più aggressivo con l'operazione di politica monetaria e da un lato prima rialzare i tassi di interesse e poi occuparsi della riduzione del bilancio, che adesso è diventata un'altra tematica che affronterà il Federal Reserve Board. Assolutamente sì, poi in un momento in cui aggiunge, comunque continua ad aggiungere all'interno della bilancia, però sono le anomalie della politica monetaria attuale. Grazie mille Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie a te Alexandra, una buona giornata a tutti i telespettatori, ancora buon anno.